partita la finale dell'educazione degli under 16 della stagione 2025 mostra a questi atleti il contagiri sul prossimo passaggio meno 24 squillerà la campana ad annunciare a loro che dal passaggio successivo a meno 3 ci sarà una prima doppia eliminazione. Vediamo naturalmente il gruppo delle 30 atlete che sono sul percorso di forma puntata sul traguardo dei meno 24, stanno per sopraggiungere in questo momento a meno 24 con l'ecco tutti che dal prossimo traguardo prima doppia eliminazione. Prossimo traguardo prima doppia eliminazione che sarà sul traguardo marcato meno 23. Gruppo super, non vediamo ritardi nelle retrovie, delle 30 atlete si sta per affacciare al primo passaggio che penalizzerà due atlete. Vengono eliminate le atlete numero 300 e 399, 339, chiedo scusa, Filippi Francesca della Polisportiva Caloschese, eliminata l'atleta 339 Filippi che si deve fermare e la concorrente numero 9 Lorenzo. Viene eliminata la concorrente 264 Cadenazzi Raffaella e la concorrente numero 850 Cadenazzi Moira che si devono fermare. Eliminata la concorrente 17, Colombo Agnese. L'altra analisi che faccio. Ci stiamo avvicinando a 20 giri dalla conclusione, ci sarà un'altra singola eliminazione, così fino alla fine. Eliminazione in corso, meno 20. Viene eliminata la concorrente numero 238 Pizzini Vittoria che si deve fermare perché è eliminata. Eliminata la concorrente 238 Pizzini Vittoria. 19 la conclusione, avremo una ulteriore eliminazione anche sul prossimo passaggio del 19. Eliminata la concorrente 319, eliminata la concorrente 319 regoleggiata, si deve fermare perché è eliminata su questo passaggio. 18 alla conclusione, ulteriore eliminazione sul prossimo traguardo. Gruppo super compatto che si sta affacciando a superare il passaggio del 18, attenzione a tutti i concorsi. Viene eliminata la concorrente 766 Trano Riva Angela, eliminata la concorrente 766
brava Angela, brava Angela che si deve fermare. Stiamo avvicinando a grandi passi, a grandi palcate, al traguardo del meno 17, altra atleta verrà eliminata su questo prossimo traguardo, attenzione atlete, eliminazione in corso. Eliminata la concorrente numero 87, Tina Matite. Eliminata la concorrente 87, Tina Matite, che si deve fermare perché è eliminata. Siamo a 16 dal termine. 16 giri dalla conclusione. Eliminazione in corso. Attenzione al rete. Eliminata la concorrente 237 Olga Lisa, che si deve fermare perché è eliminata. Eliminata la concorrente 237 Olga Lisa. A meno 15 dalla conclusione, eliminazione in corso, attenzione al rete. 15 al termine, eliminazione in corso. Un po' ancora compatto su questo traguardo dei 15. Eliminata la concorrente numero 38, Bibi Sara. Eliminata la concorrente 38, Bibi Sara, che si fermare perché è eliminata. 14 giri alla conclusione, 14 al termine, ennesima eliminazione su questo passaggio, attenzione a 30, eliminazione in corso. Eliminazione in corso, 14. Eliminata la concorrente numero 365 Maria Malaika, che si deve fermare perché è eliminata. Siamo a meno 13 dalla conclusione, attenzione atleti. Comunite le atlete 852 Elena Pinde e 152 di Canò Giulia. Eliminata la concorrente 831 Crotta Matilde, che si deve fermare perché è eliminata. Siamo in prossimità dei 12 giri. Viene ammonita la concorrente 318 Rocchetti Susanna. Ammonizione per la concorrente 318 Rocchetti Susanna. 12 al termine, metà distanza è stata coperta dalle atlete, vediamo di vedere l'anno passato del 12. Eliminata la concorrente numero 106 Merichi Gaia. Eliminata la concorrente 106 Ricci Gaia, che si deve fermare perché è eliminata. Siamo in prossimità del 12 giri della conclusione, dunque si è considerevolmente studiato in merito a quanto alla predica lo preso via, ma ancora estremamente compatto in questa fase della gara. Quindi tutta la definire per l'eliminazione del 12 giri. Eliminata la concorrente 152 di Canò Giulia, che si deve fermare. Eliminata la concorrente 152 di Canò Giulia, che si deve fermare perché è eliminata.
parte della prova. Viene eliminata la concorrente 419 barra Rebecca. Eliminata la concorrente 419 barra Rebecca. Siamo a 9 giri conclusione. Ma ci sono dei ritardi considerevoli sul percorso, quindi attendiamo che gli atleti ancora in gara superino questo vantaggio e meno 9 per dare la prossima eliminazione. Eliminata la concorrente 294 Ferre Alice. Eliminata la concorrente 294 Ferre Alice. Passiamo a 8 giri dalla conclusione, avremo una ulteriore eliminazione, c'è un ritardo importante sul percorso. Viene eliminata la concorrente numero 19, Zapparoni Viola, che si deve fermare perché è eliminata. Gruppo compatto in prossimità del traguardo dei meno 7, se li alterni avremo una ulteriore eliminazione anche su questo passaggio. Ovviamente un po' più di maniera compatta, sarà appena avvisato al passaggio del meno 7, fanno le prese. E la concorrente numero 76, 76 Corradini Lea, che si deve fermare. La testa della gara intanto ha transitato in questo momento sul traguardo dello 6, attendiamo l'eliminazione di 6 giri alla conclusione. Eliminata la concorrente numero 90, Valagussa Rebecca, che si deve fermare perché è eliminata. Siamo a 5 giri dal termine. Vediamo chi verrà eliminato questo traguardo. Eliminata la concorrente numero 217 Romagnoli Eleonora. Eliminata la concorrente 217 Romagnoli Eleonora. Vediamo la testa della gara, questo è il momento che va in attesa, che stanno procedendo tranquillo sulla percorsa di 4 termine. Le rimanenti atleti ancora in gara sono i presidi italiani, quasi in questo momento ci sarà un'altra eliminazione. Viene eliminata la concorrente numero 777, Lorini Alessia, che si deve fermare perché è eliminata. Mancano 3 giri, bravo, per giocare 3 giri al termine. E abbiamo ancora 8 atleti sul percorso, 3 di loro non discuteranno la finale. Eliminazione di numero 3, attenzione a prete, eliminazione in corso, 3 giri alla condizione. Viene eliminata la concorrente
Coppa Roma, si deve fermare. Siamo a Pucci del Termine. C'è una della linea ancora sul percorso, vediamo a dare che ho trovato un'ottima difesa da qualche giro a questa parte. Eliminata la componente numero 108, Filippa Sofia. Siamo all'ultimo giro, tra breve succederà la campana, e si chiuderà, lo guardiamo, per le due per la strada, rispettivamente Paganelli Irene e Marbetti Alice, alle loro spalle una delle atleti che sono rimasti in gara, tra voi Emma, non disputerà la volata finale, perché una verrà eliminata in questo passaggio. Ultimo giro, ultima eliminazione. Eliminata la concorrente numero 318, 318, Rocchetti Susanna, che si deve fermare. E allora la volata finale verrà disputata tra Paganelli e Irene Marletti Alice, le due battistrada. Alle loro spalle, Provoe, Marinare, Petra e Devi Matilde. Queste concorrenti che stanno rivelandosi alla finale conclusiva di questa estenuante, faticosa, estremamente difficile per la vincita, gara alla eliminazione sulla distanza e riservata alla categoria junior femminile. Salutiamo tutte queste atlete, tutte, nessuna.